Siamo qui con Marino Neri, nato nel 1979 a Carpi, ma da sempre vissuto a Modena. Vanta nella sua carriera numerosi premi in ambito fumettistico, come la vittoria nel 2012 del premio Nuove Strade per il Napoli Comic Con e Centro Fumetto Andrea Pazienza, in quanto miglior talento emergente. O nel corso dell'ultimo Napoli Comic Con 2019, la sua penultima opera, L'incanto del parcheggio multipiano, edito da Oblomov Edizioni nel 2018, è stata in gara come miglior fumetto italiano per il premio Micheluzzi, mentre da poco è stato pubblicato da Canicola Edizioni il suo primo fumetto per bambini, Nuno Salva la Luna. Marino, ti faccio subito una domanda, diciamo molto generale, che parte proprio dalla tua prima esperienza col fumetto, che è appunto vorrei sapere da cosa e quando è nata la tua passione per il fumetto e quali sono stati i tuoi primi soggetti di disegno. Allora, la passione del fumetto nasce da piccolissimo. Ho avuto la fortuna di avere dei genitori che erano dei lettori di fumetti, quindi la mia casa è sempre stata piena di fumetti. Tant'è che ancora mi ricordo che uno dei primi ricordi che ho è io che sfoglio uno di questi fumetti, potevano essere Asterix, Topolino o altre cose, e non vedevo l'ora di saper leggere per poter leggere quello. Queste avventure. I miei primi soggetti di disegno probabilmente erano questi fumetti che vedevo. Mi è sempre piaciuto disegnare tantissimo gli animali, penso che si veda anche adesso, e tra i miei soggetti preferiti ci sono sempre loro. Nel corso del tempo, come hai affinato, diciamo, il tuo stile grafico? Hai avuto quindi ispirazioni particolari, diciamo, artisti o immagini che ti hanno Allora, ispirato? sì, nel mio percorso per molto tempo ho anche studiato pittura, ho fatto qualche anno di pittura all'accademia, per cui per molto tempo anche molto dipinto, e questa cosa è entrata all'interno del mio lavoro anche da fumettista. Come fumettista mi piace, penso di essere anche un tipo di fumettista di quella categoria, mi piace tutto quello che è sintesi nel fumetto e quindi tutti quegli autori che utilizzano bianco e nero molto, molto forte, descrivono tutto con poche linee e insomma un po' anche il mio obiettivo è questo, riuscire a descrivere un'emozione con pochi tratti di un viso, un'atmosfera con poche pennellate o tratti del pennino, insomma. Quindi diciamo uno stile che si rifà anche a qualche autore, diciamo, franco-belga o orientale, forse? Sì, sono diversi. In realtà ho avuto comunque tantissime influenze anche da autori americani. Mi ritengo comunque un autore, tra virgolette, classico o alla Milton Caniff, cioè che utilizza pennino e pennello e un forte chiaroscuro. È chiaro che adesso, sempre di più, è difficile categorizzarsi per geografia, no? E all'interno del mio lavoro rientrano anche alcuni elementi del disegno orientale o giapponese, almeno spero, soprattutto il modo anche libero in alcuni casi di utilizzare il pennello, sì. Invece, per quanto riguarda le tue storie, le trame, diciamo, cos'è che ti ispira di più? Da cosa trai proprio le idee, l'ispirazione? Diciamo che quello che dico sempre è che scrivo i fumetti che mi piacerebbe leggere, diciamo così, ed è sempre stato un po' così. L'ispirazione è sempre difficile da spiegare. A un certo punto viene voglia di lavorare su un'immagine, su un personaggio, su un'atmosfera, dietro la quale si cerca di vedere se c'è una storia. Io procedo così, anche abbastanza istintivamente, e quindi partendo magari da una scena, come ho detto prima, inizio a disegnare, inizio a vedere se dietro questo disegno, se dietro questa scena ci può essere una storia interessante, e quindi dopo inizio a pormi delle domande, scrivere la sceneggiatura, eccetera, eccetera. In particolare nei tuoi ultimi lavori hai trattato il tema proprio anche nell'incipit delle storie della paura del diverso, anche da punti di vista un po' particolari, diciamo. Questa scelta era qualcosa di, diciamo, pensato prima e come mai questa scelta, diciamo, nel caso? Allora, la scelta
architette non sono mai del tutto pensate e architettate, come ti ho detto prima, parto in maniera anche abbastanza istintiva e quindi non so bene all'inizio di, del mio, all'inizio, quando inizio ad affrontare una storia, non so bene poi dove questa mi porterà. L'ultimo libro è un libro che parla di fantasmi, quindi di invisibili, in un certo senso quindi anche di diversi, di marginali. I protagonisti, appunto il fantasma e anche Zolfo, l'altro protagonista vero del libro, sono due personaggi che potremmo definire degli invisibili, appunto. La paura del diverso è entrata all'interno di questo libro, forse anche perché è quello che si sente anche come atmosfera nell'Italia adesso, nella nostra attualità. Anche se non è un libro solamente sull'attualità. E poi in fondo, sì, il gioco di, questa, di questo libro, la trama di questo libro si basa poi anche appunto su il riconoscimento del diverso. Senza spoilerare troppo, il protagonista Zolfo dà un nome a questo fantasma e gli dà la possibilità di liberarsi, dandogli un nome e quindi dandogli un'identità. E quindi non, trasformandolo in una persona che non è un diverso, non è un altro, ma è una persona con un nome, con una storia, con un'identità. Invece nel tuo ultimo lavoro, Nuno salva la luna, che preparazione hai dovuto fare per rivolgerti anche ad un pubblico di giovanissimi, diciamo? Allora, rivolgersi a un pubblico dei giovanissimi è una cosa difficile, penso, forse più difficile che farlo con invece che rivolgersi a un pubblico adulto. Perché se con un pubblico adulto puoi ammiccare attraverso il disegno altre opere, puoi avere dei confronti, puoi sperare che il lettore possa interpretare il tuo disegno, la tua storia, con un bambino devi essere più diretto possibile. In questa sta la grande difficoltà. In Nuno salva la luna, quindi, ho lavorato in questa direzione, ho tolto anche nel mio disegno tutte quelle che erano forse le sporcature o i tratti, tra virgolette, autoriali che poteva avere il mio disegno, asciugandolo molto, lavorando quindi molto con un semplice bianco e nero, un pochino più pulito. E ho cercato di essere il più diretto e sincero possibile. Questo è stato, diciamo, il mio obiettivo. Dovendo selezionare appunto degli elementi da cui partire, ad esempio nella descrizione di un paesaggio attraverso un disegno, che elementi prenderesti? Ad esempio, pensando a voler rappresentare Modena con un disegno, che elementi prenderesti di Modena, che è una città che credo tu conosca molto bene, per rappresentarla? Ma Modena è presente molto nel mio libro L'incanto del parcheggio multipiano, è presente anche semplicemente in questo parcheggio multipiano che si può vedere anche qua a Modena. L'ho rappresentata quindi con anche elementi di periferia, con elementi che non sono forse quelli classici che penseresti di questa città. Mi piace porre lo sguardo su elementi periferici o marginali, soprattutto nel paesaggio, un po' perché penso che rivelino forse anche di più della città stessa che non i suoi monumenti o i suoi palazzi più famosi. E un po' proprio perché il mio interesse va verso questi luoghi. Il parcheggio multipiano di Modena è un parcheggio che è spesso vuoto, che è spesso deserto. Se ci passate di notte lo vedete totalmente acceso, ma non è utilizzato. E penso che l'idea del parcheggio multipiano abitato da fantasmi mi è venuta in mente anche guardando questa immagine. Sembra un vero e proprio parcheggio fantasma. Va bene, Marino, io ti ringrazio ancora molto per questa intervista. Grazie a te. A presto. A presto.